Ne, bella raga, qui a Fighi Game. In questo video voglio commentare una partita che ho fatto pochi minuti fa, una partita Black Ops 2, in particolare un'uccisione confermata, uccisione confermata a squadre multiple in standoff, mappa che io praticamente adoro. E prima di commentare questa partita, voglio dire un piccolo avviso. Il gameplay di Amnesia, della custom map di Amnesia che fa Step Sub Zero 270, mi ha detto di dire che non la fa più perché ha riscontrato un mega bug, che non so proprio di cosa si tratta, in quella custom map. Quindi adesso ovviamente non continua più, ovviamente i video che sono stati fatti non vengono eliminati. E magari se avete una custom map migliore che sia che non contenga bug, che sia abbastanza divertente da farci un gameplay, scrivetelo sotto nei commenti. E sempre sotto nei commenti scrivete se vi piace l'idea che io realizzi un Road to Commander di appunto Black Ops 2. Deve essere curioso vedere il Team Forsyth che fa un Road to Commander di Black Ops 2. In realtà non è il Team Forsyth, ma sono io che gioco. Però comunque faccio parte sempre del Team Forsyth. E quindi se vi piace l'idea di che faccia un Road to Commander, scrivetelo sotto nei commenti. Adesso passiamo alla partita. Allora, una partita che non è chissà che cosa meravigliosa che avete mai visto in vita vostra, però mi è piaciuta, anzitutto perché dovevo realizzare un video dove dovevo dire che Amnesia non si faceva più, quindi questa partita l'ho dovuta fare un po' per obbligo. Però mi è venuta abbastanza bene, comunque sono quello che alla fine ha realizzato il miglior punteggio di tutti, circa 4.000 punti. E poi squadre multiple, quindi non ci sono due squadre, bensì tre. E si sono divisi in tre gruppi. Uccisione confermata, vabbè, lo sapete queste cose. Lo spiego per uno che invece non sa assolutamente niente di Call of Duty, EVA 96. Uccisione confermata, uccide un nemico, ma uccide il nemico non basta perché bisogna prendere la piastrina che rilascia il nemico. E prendendo quella piastrina si realizza punti. Lasciate che vi parli un po' della mia classe che uso. Uso, come potete vedere, un MP7. A parte che si può anche leggere un po' cosa sto usando della classe. Vabbè. Uso un MP7 con mirino e Otek, sostituito prima dal mirino Reflex. E devo dire, non è davvero male questo mirino e Otek, nome vabbè, perché usare il mirino Reflex con quel puntino piccolo rosso che diciamo in qualche modo incita a dover mirare un nemico da lontano senza problemi, riesce a mirare un nemico da lontano, però non quando spari i colpi, cioè si arriva a non ucciderlo. Mentre appunto uso un mirino EO perché anche se è grosso, però io devo fare kill a distanza ravvicinata, perché con l'MP7 non è che faccio kill da lontano, non mi serve a niente. E quindi uso questo mirino. Poi le sei uccisioni, perché come potete vedere ci sono ben tre aerei. Sarebbero l'UAV, il contrattacco AV, sì, e il drone d'attacco. Me lo sono scritto purtroppo. E qua, come vedete, tutti in campo, UAV, contrattacco UAV e drone d'attacco. E beh, adesso si capisce anche perché realizza un punteggio migliore. Comunque, lanciare un UAV o un contrattacco UAV, cioè, con l'OAV, oltre a vedere il nemico nella mappa, mi fa guadagnare anche punti assist per chi uccide un nemico
utilizzando un mio UAV che ho messo in campo. Il contrattacco UAV è la stessa cosa, solo che il radar viene disattivato al nemico. E poi il drone d'attacco, perché ce l'hai, lo lanci in aria e sai che almeno una kill te la fa. La maggior parte delle volte una kill sicura te la fa. Una cosa che mi capita è che con UAV e dopo viene drone d'attacco, succede che faccio un in uccisione confermata, di solito avviene questa cosa. Guadagno i punti dell'UAV, però guadagno poi subito i punti del drone d'attacco, e quindi alcune volte dico: ok, lanciamo l'UAV veloce. No, e mi capita all'improvviso sto drone d'attacco in mano. Ma che cavolo! Poi non ho finito di dirvi la classe. Monto, che brutto modo di dire. No, ho antischegge e inflessibile. Poi ho acciaio e destrezza. E anche due Semetex che non fanno mai male. Questo finisce. Questa è tutta la mia classe. E uso sempre questa, non cambio durante corsa partita. Qua addirittura sblocco, mi pare cos'era, il calcio, se non sbaglio, sì. E come ho detto, la partita non è delle migliori. Come vedete faccio, muoio molte volte, però realizzo anche abbastanza kill. E qua c'è anche una battaglia praticamente. Lancio l'UAV e dopo pochi secondi il nemico lo distrugge oppure muoio e quindi non ricevo i punti assist. È una partita abbastanza movimentata, considerando anche il fatto che sono tre squadre, ma che comunque tre squadre sono divisi, tre squadre in totale nel gioco, in questa partita siamo in 9, il massimo è appunto 9, quindi le squadre sono da 3. E in uccisione confermata. Qua, ecco qua. Volevo lanciare l'UAV, invece mi ritrovo col drone d'attacco. E quindi sono morto. Lo lancio e lancio anche l'UAV. E questa cosa mi dà anche un po' fastidio. E vabbè, fa niente. Qua poi mi abbasso per recuperare un po' di energia e vengo ucciso da chi? Da. Non mi ero accorto che c'era quell'elicottero. Me ne ero accorto, però non pensavo che. Ok, vedevo un po' di fumo e ho detto: ok, se ne va fuori gioco. Ops. Oppure il drone gli lo danneggiava. Boh. Sono rimasto un po' sorpreso. Qua un nemico. Volevo fottere la cassa al nemico, però furbamente ha messo una plunge, bouncy, una bouncy betting. Non sono riuscito a farlo. Qua volevo almeno recuperare la piastrina, perché ho visto che il nemico non passava e no, niente. Quindi quella scena è proprio da dimenticare. E mi riprendo qua. Cos'è? Tutto mio qua? Sì, è tutto mio. Guardate, mi manca una sola kill per prenderlo a via e ci riesco. Mi eccito quando mi manca poco per raggiungere quel determinata cosa. Mi piace molto quando provo questa sensazione. E poi guardate, qua lancio il drone d'attacco, mai ammazzato, boom. Oh. Però qua giro giro tondo, casca il mondo. Dove cavolo sta la bestia? Ah, eccola qua, non l'avevo vista. Non lo so. Qua c'è Nishu, c'è qualcuno. È la bouncing betting, sta in mezzo. Per fortuna me ne accorgo indietreggio. Beh, qua adesso c'è poco da commentare. Purtroppo il finale non è dei migliori. Mi dispiace. Uccisione confermata. UAV. Uccido senza mirare. Qua. Anche qua volevo lanciare l'UAV. E invece mi ritrovo sempre con sto cavolo di aeroplanino piccolo piccolo, ma molto stronzo, perché è molto stronzo quel piccolo aeroplano. Poi respawno due volte di fila nello stesso punto. Qualcosa doveva succedere. E in conclusione è stata una partita, ripeto, non delle migliori, però mi sono davvero divertito a farlo.
Perché la maggior parte delle partite che faccio in Call of Duty in generale sono sempre una rottura, uno stressamento, perché o la perdi oppure la vinci, però non ti lascia soddisfazioni. Qua qualche soddisfazione me l'ha lasciata, qua dovevo addirittura fare la kill finale, non ci sono riuscito, mi dispiace. E andando a guardare poi il punteggio, come vedete, ho realizzato il miglior punteggio, 26 uccisioni, 23 morti, e 4 negate e 25 confermate. Bene, io con questo video vi è piaciuto, e se vi è piaciuto anche voi mettete un bel mi piace, ricordatevi sempre del Rodot Commander se vi fa piacere che faccia questa serie. Fatemelo sapere, sappiate che il giorno in cui lo faccio è giovedì e dovrei anche prendere martedì come giorno, però sicuramente almeno il primo episodio di sicuro lo farò di giovedì, poi se anche di martedì non lo so. Bene, io con questo video vi saluto e ciao a tutti!